Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Buonasera amici di TC100 Web TV, oggi secondo annuncio del sindaco di Cento Fabrizio Toselli, stamattina il primo che ha annunciato due nuovi casi di positività al tampone del Covid-19, ovvero nuovo coronavirus, e ha parlato anche delle nuove disposizioni ministeriali che hanno aumentato le zone rosse in Italia, ricordiamo la Lombardia e 14 province d'Italia del Nord, tra le quali anche la nostra vicina Modena. Molti quesiti sono arrivati a lui per questo nuovo decreto e infatti si era riproposto che in serata poi avrebbe risposto a questi quesiti. Infatti puntuale è arrivato il video messaggio che andiamo a pubblicare. Buonasera, ho qui il messaggio inviato dal presidente Bonaccini. Oggi pomeriggio avevo mandato quei quesiti che molti di voi mi hanno chiesto, soprattutto legato all'aspetto lavorativo. C'è stata una conferenza Stato-Regioni, quindi il nostro Presidente ha divulgato una nota appunto che chiarisce tutto quello che appunto era interpretativo rispetto al decreto. Vi dico subito che non sono previste restrizioni per la mobilità dei lavoratori e neanche delle merci all'interno, diciamo, del nostro paese. Dunque, leggo testuali parole, dunque chi deve spostarsi per ragioni di lavoro anche fra la provincia e all'interno di essa, fra le province e all'interno di esse, lo potrà fare. È quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi, ovviamente, e non debba neanche rispettare il periodo di quarantena. Spostamento di persone e di merci sono assolutamente garantite. L'avvertenza è quella del buon senso e del principio del decreto fatto emanato dal governo. Ovviamente l'avvertenza è che si tratti sempre comunque di spostamenti per ragioni di lavoro o per necessità importanti. Un'altra decisione ha preso la Regione. La Regione ha emanato un'ordinanza allargando rispetto ad alcune attività che erano escluse nelle nostre province rispetto alle zone rosse. Ha deciso con questa ordinanza di estendere la sospensione delle attività di palestre, piscine, attività ricreative. Quindi anche nelle nostre zone, come nelle zone rosse, queste attività da questo momento sono sospese. Con la stessa ordinanza
comunica Bonaccini, metteremo in protezione quella parte della popolazione più fragile che oggi frequenta i nostri centri diurni. Parliamo di persone non autosufficienti che trovano in questi servizi un supporto molto importante per sé e per le proprie famiglie, ma che in questo momento rappresentano un rischio troppo alto per la loro salute. Quindi sospesi i centri diurni che ospitano persone non autosufficienti. L'impegno che chiede l'Emilia-Romagna e noi chiaramente ci impegneremo da domani come comune è quello di rafforzare l'assistenza domiciliare. Quindi queste persone che non potranno più andare ai centri diurni, la Regione, il Presidente ci chiede uno sforzo a noi comuni e questo sforzo lo faremo e ci attiveremo già da domani per rafforzare un'assistenza a casa, presso il proprio domicilio, per andare incontro a queste persone, a queste fasce deboli. Quindi, queste sono le novità rispetto al decreto, questi sono i chiarimenti che molti di voi mi chiedevano, ma soprattutto sono chiarimenti ufficiali, come vi ho detto stamattina. Nel momento in cui ci sono notizie ufficiali, comunicati ufficiali, il sindaco ha il dovere di comunicarli. Mi raccomando, atteniamoci a queste disposizioni, cerchiamo di essere tutti responsabili perché tutti insieme, uniti, vinceremo questa battaglia. Grazie.